Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, eccomi qua di nuovo sul canale dopo qualche giorno di attesa, ma il fatto che ho preferito, diciamo, quei giorni concentrarmi appunto sul mio ragazzo, siamo stati un po' insieme e quindi adesso eccomi qui con un nuovo video. Allora, come avete potuto leggere dal titolo, praticamente sì, ragazzi, mi avevano contattata e volevano che andassi a Roma a partecipare a questo programma. Cosa mi ha spinto a rifiutare? Ragazzi, allora, io quando ho fatto il vaccino, come sapete, sono stata male, 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 male. Stavo malissimo. Quando mi contattano quelli della redazione, il 3 ottobre ti devi trovare a Roma, per partecipare al programma, però intanto ci devi inviare una tua coreografia. E io tipo sul letto morto. E io come faccio a fare la coreografia? Mi gira tutto, sono sempre alto, tutti mi sento male. E quindi non ho avuto modo di preparare la coreografia. E dicevano, entro domani ce la devi inviare, ma io stavo a letto praticamente distrutta e quindi diciamo che non l'ho inviata. Oltretutto, quando hanno detto la data, 3 ottobre, io sapevo che veniva il mio ragazzo, detto cavoli, io una cosa posso fare, o vado a Roma e partecipo a questo programma, oppure sto con il mio ragazzo. Chiaramente, qualunque ragazza innamorata sceglierebbe appunto di passare del tempo con il fidanzato, invece che andare in televisione o a fare spettacoli. Qualunque ragazza innamorata lo farebbe. Diciamo che io mi ero iscritta ai provini in un periodo in cui, diciamo, forse non conoscevo il mio ragazzo, non mi ricordo, però anche il mio ragazzo è caduto dalle nuvole quando gliel'ho detto se mi hanno contattato lì, mi hanno detto così, e io di solito a lui dico tutto, quindi è chiaro che se non gliel'avevo detto, evidentemente avevo fatto il provino o l'iscrizione prima di conoscerlo, prima di incontrarlo, perché di solito io a lui dico tutto. Allora, ragazzi, questa era la mia esperienza. Spero che prima o poi potrò realizzare i miei sogni, perché è chiaro, è normale che se queste cose mi capitano in momenti, diciamo, che non sono tanto opportuni, io sono costretta sempre, sempre, sempre a rifiutare, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina in modo tale che se ci sono dei nuovi video non ve lo perdete.